Buongiorno amici, questa è la TV in diretta di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare della crisi della Juventus. Dopo tre pareggi consecutivi che già avevano fatto discutere, è arrivata la sconfitta interna con il Palermo per 2-1 che ha acuito la crisi della vecchia signora del calcio italiano. E da 14 anni, cioè da quando ci sono i tre punti, mai la Juventus era stata dopo sei partite a soli 9 punti in classifica. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici ascoltatori. A te la palla. Beh, io penso che in questo momento sia un pallone che scotti molto fra i piedi di Ranieri, anche se non va in campo, perché la sconfitta con il Palermo, che è venuta dopo i tre pareggi consecutivi, Catania, Sampdoria e Bate Borisov, ha acuito la crisi della Juventus, che è una crisi prima di tutto di rapporti interni. C'è molto gelo fra la vecchia guardia, i veterani, Nedved, Camoranesi, lo stesso Del Piero, che non avrebbe dovuto giocare con il Palermo se Iaquinta non si fosse infortunato, il che ha indotto Ranieri a schierare il capitano, e l'allenatore che vive il periodo più delicato della sua esperienza bianconera. L'anno scorso ha fatto benissimo e ha raggiunto risultati al di là di ogni aspettativa. In questo momento la posizione di classifica, il dato che citavi tu, che inquieta ovviamente la dirigenza bianconera, ma soprattutto l'assenza di gioco anche, perché è vero che ci sono diversi infortuni e l'emergenza infortuni condiziona le scelte di Ranieri, ma lo abbiamo visto ieri, questa è una squadra che fatica terribilmente a segnare, perché a centrocampo ha una barriera muscolare ma non ha un inventore, un facitore di gioco, e poi c'è sempre Cristiano Zanetti, l'anno scorso il migliore, che, del quale non abbiamo notizie. Quindi la situazione è fluida e peraltro oggi il nostro collega e amico Enzo Bucchioni, nel fondo che ha firmato su QN La Nazione, Resto del Carlino, Il Giorno, parla apertamente delle possibili alternative. Ferrara o Vialli aspettando la rifondazione, ma prepotentemente stamane ha fatto irruzione sulla scena Roberto Donadoni. Ecco, l'ipotesi di Donadoni è stata anche da noi di Quotidiano Net rilanciata proprio nel pomeriggio di ieri, anche attraverso un sondaggio che abbiamo fatto sui possibili allenatori o successori di Ranieri. La cosa inquietante, Xavier, dal nostro punto di vista, è che avendo messo varie opzioni, tra cui figuravano tutti questi allenatori che tu hai citato, ha vinto l'opzione nessuno di questi. Quindi gli juventini evidentemente hanno in mente un altro tipo di allenatore. Il più votato, devo dire, era Vialli di questi. Gli juventini hanno ancora in mente Lippi, secondo me, perché ricorderai come nel periodo in cui Lippi non era ancora era a disposizione della federazione, ma non era ancora sicuro di prendersi il proprio posto, certo, e di succedere quindi a Donadoni, il suo nome era fortemente gettonato per l'incarico di allenatore della Juventus. Lo stesso Lippi, peraltro, in un'intervista rilasciata a Tutto Sport la settimana scorsa, aveva lanciato il nome di Antonio Conte, che è sicuramente uno dei suoi pupilli. La realtà è che, giudicare anche dalle dichiarazioni preoccupate di Cobolli Gigli, che ieri sera si affaccia in televisione e dice c'è bisogno che la squadra ritrovi compattezza attorno all'allenatore, e Del Piero che gli fa il controcanto e afferma dobbiamo dirci le cose in faccia, questo non è sicuramente un bel momento per la Juventus. Dopodiché Quotidiano.net, ora per ora, ovviamente, segue l'evoluzione della vicenda, perché secondo me ci sono colpi di scena a ripetizione dietro l'angolo. Bene, noi staremo a vedere, li seguiremo anche per voi. Grazie Xavier Iacobelli. Grazie a te Beppe, grazie ai nostri amici ascoltatori. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il calcio.